Cerchiamo di dare un'occhiatina alla preghiera, la grande preghiera sacerdotale, che è il capitolo 17. Qualcuno si è chiesto, ma se Gesù ha fatto davvero una preghiera come questa, alla fine dell'ultima cena, possibile che gli altri tre evangelisti non ne ricordino neanche una frasettina? È mai possibile? È stato Gesù a fare questa preghiera? O è Giovanni che se l'inventa? Voi che rispondereste? Le parole sono di Giovanni, i contenuti sono di... E questa grande intercessione che lui fa in questa preghiera è ricordata anche da altri evangelisti, i quali parlano di che cosa? Non parlano di questa preghiera in sé, ma dicono che cosa? Che Gesù nell'orto degli ulivi prega lungamente. Passi da me questo calice, però non la mia ma la tua volontà. Dove c'è questo adeguamento totale alla volontà del Padre. E se noi prendiamo Luca 22, al versetto 31, Simone, Simone, ascolta, Satana ha preteso di passarvi al vaglio, come si fa con il grano per pulirlo, ma io ho pregato per te perché tu sappia conservare la tua fede e tu, quando sarai tornato da me, dà forza ai tuoi fratelli. Ecco l'intercessione, ho pregato per te, perché tu possa confermare gli altri. È la preghiera di Giovanni. Cioè Giovanni mette parole sue, ma i contenuti sono quelli della preghiera di Gesù nell'orto. E infatti la prima parte cosa dice? Dice chi è lui, dice il suo affidarsi al Padre, non la mia ma la tua volontà, sia Padre, dal Kel, con la preghiera, e chiede al Padre di essere rivelato nella sua gloria, di essere riconosciuto come presenza di Dio che realizza le promesse di Dio e quindi salva. E questa è la prima parte. Poi la parte centrale è tutta una grande preghiera di intercessione, dal versetto 6 al 23, dove la parte più importante è per i discepoli che ha davanti, e poi dal versetto 20 al 23 parla di discepoli che crederanno in lui attraverso la parola, l'opera di quelli che ha davanti, dei suoi apostoli. E questi siamo noi. E poi alla fine, gli ultimi versetti, dicono proprio lo scopo della preghiera di intercessione, della sua missione e della testimonianza degli apostoli che verrà. E qual è il significato? Perché possono partecipare della sua gloria presso il Padre. Infatti l'ultimo versetto, 26, dice: io ti ho fatto conoscere a loro e ti farò conoscere ancora, così l'amore che hai per me sarà in loro e anch'io sarò in loro, che è la vita eterna.